Caro clan, bentornati sul canale del Clan del Vichingo. Allora, prima di iniziare, devo un po' sponsorizzare il nuovo gruppo Telegram che è nato da poco, ma c'è già, al momento di questa registrazione, c'è già una ventina di guerrieri che si scambiano opinioni, si scambiano dialoghi veramente interessanti. Parliamo di natura, parliamo di devozioni, ci confrontiamo su questi temi in maniera diretta, semplice e tranquilla. Quindi, se volete unirvi anche voi, qua sotto nella box info ovviamente trovate il link che vi rimanda al gruppo Telegram e potete unirvi anche voi. Vi aspetto numerosi. Oggi andiamo a parlare di un tema che può sembrare un po' sciocco, blando, una cosa che dai quasi per scontato, però oggi parliamo della figura del viandante. Ora, se conoscete già la mitologia norrena, sapete benissimo che Odino stesso, era solito appare in molte saghe come un vecchio sconosciuto, però saggio, però molto molto saggio. Ebbene, come era vista la figura del viandante nel popolo vichingo, nel popolo norreno, nel popolo nordico? Ebbene, era vista come una persona che praticamente abbandonava i suoi comfort, abbandonava le sue comodità legate alla società, legate al villaggio, e iniziava a viaggiare. Viaggiava perché? Perché semplicemente si metteva alla prova se stesso, metteva alla prova la sua conoscenza, e quindi era un viaggio di scoperta, apprendimento, ma soprattutto crescita. Soprattutto crescita. Normalmente si associa anche la figura del viandante come alla figura dello straniero, un qualcosa che non si conosce. Ebbene, rimandiamo sempre questo concetto, non dello straniero, ma del viandante, alla figura di Odino stesso. Odino stesso acquisì la propria libertà essendo viandante. Quindi, quando tu acquisisci libertà e non hai confini, non hai dogmi, non hai pareti mentali, puoi acquisire sapienza e conoscenza da ogni input che ti arriva, praticamente, da ogni input che ti arriva. Ebbene, dobbiamo ricordarci anche che Odino ha accesso a tutti i mondi dell'Yggdrasil, ed è proprio per questo, perché si unisce la figura del viandante, perché si arriva a acquisire quella sapienza che ti porterà a questa libertà superiore. Prendiamo esempio da questo: un viandante non è per forza un qualcuno di losco, un qualcuno che ci potrebbe far del male, ma può essere anche un qualcuno da cui imparare. Perché se uno decide di viaggiare per acquisire conoscenza, qualcosa da raccontare ne ha. E quindi la figura del viandante era vista così nel mondo norreno, nel popolo vichingo. Io spero che questi piccoli video vi piacciano, dove andiamo ad esaminare proprio in maniera blanda alcune curiosità, sempre legate al mondo vichingo, ovviamente. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, condividete. L'importante è che condividete questo video. I mi piace servono a ben poco per far crescere il canale, quindi se volete aiutarmi, condividete il video, e qua sotto nella box info vi ricordo che c'è il link per il nuovo gruppo Telegram e altri link che potrebbero interessarvi e servono tutti a sostenere il canale. Dal Clan del Viking è tutto, ci vediamo ad un prossimo video.